Una donna del mio calibro non potrà mai e poi mai essere felice in una casa del genere. Quando avevo 15 anni forse mi sarebbe anche piaciuto. All'epoca non credevo minimamente che sarei stata felice. Mi comprai una rivoltella e attraversai il ponte di notte a piedi nudi nella neve alta per uccidermi. Poi, per fortuna, passai 3 mesi in ospedale senza vedere neanche un uomo. Nei miei sogni, notte dopo notte, vedevo l'uomo per il quale io sono stata fatta e che è stato fatto per me. E quando poi fui di nuovo gettata in mezzo agli uomini, non ero più la stupida oca di prima. Da allora, chiunque io incontri, anche a 100 passi di distanza, so se siamo fatti l'uno per l'altra. E quando becco contro questa mia consapevolezza, il giorno dopo mi sento sporca nel corpo e nell'anima e mi ci vogliono settimane per riprendermi dallo schifo che provo per me stessa. E tu credi veramente che io possa darmi al primo straccione di turno?